Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video particolare, oggi è un video appello. Oggi ho bisogno di voi perché mi ritrovo in una condizione nella quale non so che pesci prendere. Ecco qua l'ho detto. Meme in arrivo. Meme in arrivo. Vabbè, comunque. Raga, ho bisogno di voi perché sono state annunciate le restrizioni per quanto riguarda i tornei competitivi che andrò a giocare di qui a breve quest'anno. E ci hanno fatto una bella sorpresina, nel senso che la rosa che dobbiamo andare a utilizzare deve avere un valore massimo di 84, con due icone massimo in campo e in panchina per forza giocatori con valutazione da 75 in su. Quindi purtroppo non possiamo andare a fare la mandracata di usare i bronzini per abbassare la valutazione e io devo stravolgere la squadra e non so che squadra fare. Sono arrivato... A buttarne giù due che io reputo molto, molto, molto valide, ma dovete aiutarmi voi a decidere anche per vedere un po', uh, sentire, ascoltare diverse campane in maniera tale che magari riesco ad andare più verso una direzione o un'altra, quindi andiamo immediatamente a vedere la prima, cambio di scena e vedete qui che si celano delle carte oscure, allora andiamocela a vedere piano piano. Vedete che alcune carte comunque le ho, altre invece dovrei andarle ad acquistare primo tassello uh, per questa squadra sarebbe Nick Pope che va a sostituire Allison e ovviamente questo credetemi regà è la base dalle quale, dalla quale partire lo andranno a utilizzare tutti perché comunque è un ottimo portiere e uh, affidabile e che comunque costa nulla ed è 82 di valutazione quindi abbassa praticamente il tutto e va a dare anche una mano a quelli che sono i link uh, nel reparto arretrato perché sebbene a terzino destro troviamo il classico Nelson Semedo, che vi ripeto, ho, una, ho da una vita ed è un giocatore per me totale. È il miglior terzino destro del gioco, eh, tra le carte oro, ovviamente. Qui abbiamo un ulteriore new entry perché dovrei andarmi a distaccare dal mio amato Virgil, eh, ma purtroppo, regà sempre per problemi di valutazione, dovrebbe entrare in squadra Gio Gomez. Ecco perché, quindi, Pope mi dà una mano anche a linkare Gomez e di conseguenza. Uh, è una scelta inevitabile Gomez comunque non sarà Virgil ma comunque è un'ottima carta che andrei ad inserire in questo team a completare la difesa invece abbiamo due volti noti il buon Rafael Varane fa un bello caffè che uh, insomma uh, non lo smuove nessuno perché è tanta tanta roba e a completare poi nel ruolo di terzino sinistro abbiamo Ferlando Mendì, Ferlandio Mendì per gli amici, per me terzino sinistro più forte del gioco, anche in questo caso a mani basse tra le carte rare E probabilmente a prescindere terzino sinistro più forte del gioco, eh, per quella che è comunque una difesa a mio avviso molto 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 solida. Adesso ve li vado a far vedere in ordine i giocatori davanti, perché questo qua eh, l'avrete riconosciuto, eh, lo sapete, è proprio lui è Rud Gullit, giocatore, ha pagato 5 milioni e al momento il giocatore più forte del game più completo che ha più impatto, secondo me, soprattutto a livello competitivo guardate 143 partite da centrocampista 50 gol e 50 assist praticamente è una cosa incredibile eh, tra l'altro adesso è anche salito di prezzo quindi Ottima così non ci abbiamo perso crediti E uh, lui ovviamente è un altro tassello per me imprescindibile Che troveremo in tutte le squadre competitive Quasi andrà a fare la scelta tra lui e R9 Ma per me non c'è proprio il minimo dubbio al riguardo Quindi lui inamovibile A joinare il buon Gullit Purtroppo non ci potrà essere il mio amato Kanté Ma Kanté deve essere sostituito E per me in questa squadra miglior sostituto di Renato Sanchez Super Saiyan livello 3 non c'è voi mi direte costa un botto infatti anche secondo me al momento costa troppo se non scende non lo prendo, prendo Leaf visto che al momento la differenza è praticamente un nulla e il primo upgrade questo lo prende quando praticamente io il primo torneo già l'avrò giocato quindi posso tamponare tranquillamente con Leaf ma questo qui è devastante 4-4 alto alto un giocatore pazzesco che sicuramente vedremo anche qui a ripetizione in tutte quelle che sono le squadre competitive quindi una mediana solidissima composta da Gullit e Renato Sanchez Super Saiyan livello 3 che si affronta a sfidare Kid Boo a breve mentre per quanto riguarda il reparto avanzato abbiamo qua il solito Kylian Mbappé che conosciamo, non è una sorpresa, carta che ho praticamente da inizio game giocatore eh, anche questo imprescindibile che sicuramente non è in dubbio così come non è in dubbio il suo compagno di merende, ossia Neymar da Silva Santos Junior, eh, che lo andrà a giocare ovviamente da TS a sette d'intesa, non è un problema, ma anche qui pochi dubbi. I grattacapi iniziano qua, perché 4 di skill 5 di piede debole qualcuno questo qua l'avrà già riconosciuto. Stiamo parlando del Panteron, e non il Panteron Zalaceta, ma il Panterone Eusebio. Panterone Eusebio che però mi fa venire dei pensieri in testa e voi mi dite ma come cavolo ti fa venire questi pensieri in testa che è un mostro Eh, i pensieri in testa mi vengono perché questo qua io l'ho utilizzato FIFA 18, 19, FIFA 20 e non mi è mai piaciuto mai, 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 mai piaciuto non, non mi ci riesco a trovare quindi eh, al momento questa è una grossa incognita anche perché dovrei fare comunque un 3 milioni di crediti in 3 settimane che non è proprio una passeggiatina è una cosa di poco conto Uh, e qui entrerebbero uh, in gioco le alternative che sono in panchina, le vedete, sono coperte, ma ormai la squadra ve l'ho fatta vedere quindi le scopro. La prima è Giovanni Gruif, eh, giocatore pazzesco: 5-5, che andrebbe a fare la punta insieme a Ronaldo e dirotterebbe in, in fascia. Stiamo parlando di un giocatore devastante, agile, che finalizza, che skilla, quindi totale, che costa anche meno di Eusebio. Però andando a inserire questo qua dovrei usare Gomez base. Utilizzando Eusebio invece potrei permettermi anche Gomez if. Quindi tenete ben presente questa cosa. Eh, poi regà. Raga, poi c'è la scelta di cuore. Raga, io lo vedo, ve ne parlo, vi giuro mi vengono i brividi. Cioè, io ogni volta che lo vedo mi, mi emoziono. Io non posso. Non pensare a Dalglish, giocatore che l'anno scorso mi ha portato al torneo, abbiamo disputato del mondiale per Club a Milano, una carta che ho comprato praticamente la prima settimana, ho tenuto tutto l'anno, criticato in tutti i modi, io non me ne sono sempre sbattuto, l'ho utilizzato e gli ho fatto fare il panico contro i peggio, pro player, peggio, try harder. E questo costerebbe A molto meno anche di Gruif B mi darebbe la possibilità anche lui di mettere il buon gioco Gomez. Quindi... Per quanto riguarda la squadra 1, questi sono i grattacapi, quindi diciamo ossatura, scelta ricca, scelta media, scelta di cuore. Eh, che vedevo di... Però non è finita qua, perché io ho anche un'altra squadra, anche questa secondo me molto molto valida, uh, con la quale mi dovete dare una mano, mi dovete aiutare a scegliere tra le due. Questa qua la vedete immediatamente, non ve la oscuro. È praticamente la stessa squadra di prima, ma al posto dei vari Eusebio, bla 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 bla, bla, abbiamo il buon Garrincia. E vi vado un attimino a porre quelli che sono secondo me i vantaggi di questa squadra. Innanzitutto, avrei tutti i giocatori a 10, non avrei più Neymar a 7, perché Garrincia qua lega perfettamente con chiunque, e quindi avrei tutti i giocatori a 10. Avrei probabilmente la possibilità di farla al 99,9% Perché Carrincia costa un milione e quattro Quindi neanche uh, questo, questo dispendio di, di carta Visto che comunque dovrei vendere Cantè, Virgil e Compagnia Cantante uh, Per prendere Renato If che costa meno di Cantè Virgil uh, per prendere Gomez che costa un quarto E quindi più premi ce la farei in scioltezza Il discorso è che, regà, proprio non riesco a scegliere Praticamente dovrei scegliere tra reparto offensivo Ronaldo Mbappé o reparto offensivo eh, Ronaldo più Icon, quelle che vi, ho, che vi ho mostrato. Il cuore mi porta su quell'altra squadra con la scelta Cruyff Dalglish. La testa mi dice questa perché qua praticamente andrei a dirottare Garrincha al posto di Mané in Fascia, quindi un giocatore che comunque bene o male conosco, ho visto utilizzato, è fortissimo, eccetera. Renato va a peirare con Gullet al centrocampo mi sembra comunque tanta tanta roba e non lo so io al momento sono però in questa fase di, di stallo raga sta fase di stand by proprio non, non, riesco, non riesco a capire eh, di che morte devo morire come si suol dire quindi ho bisogno che mi commentiate mi diciate la vostra perché la voglio ascoltare e cerchiamo di arrivare con una squadra pronta uh, per settimana prossima in maniera tale che ve la porto, ve la faccio vedere, la provo e uh, andiamo ad affrontare questo primo torneo che si dovrebbe tenere tra il 28 e il 29 novembre. E nuda ragazzoni miei, io vi ricordo di lasciare un bel like al video, come vi ho detto commentate stavolta più che mai perché come uh, la locandina degli Stati Uniti diceva I want you, I want you perché Mata fa sapere che ne pensate. E iscrivetevi al canale, che stiamo crescendo bene e mi fa piacere. Io vi esorto a passare anche in live sulla piattaforma Viola. Ogni giorno trovate tutti i dettagli e il link in descrizione. E nulla, raga, per questo video è tutto. Io vi saluto, fate bravi, ciao ciao!